Eccoci qui. Non ci credo. Qui dietro. C'è sempre qualcosa dietro. Abbiamo un filosofo fra noi. Cioccolato? Buonissimo. Ma chissà cosa c'è dietro. Dietro? Ci sono i cereali. Si vede. 4 cereali, un mare di latte, buon cioccolato. Kinder cereali è semplice. Come lo vedi? Ma come fanno? Li attaccano? Sì. Uno per uno. Ah, però. Kinder cereali è semplice. Come lo vedi? Naso chiuso? Prova Vixinex. Vixinex, per un sollievo rapido che dura fino a 8 ore. È un medicinale a base di ossi metazolina. Leggere il foglio illustrativo, non usare sotto i 6 anni. Un bambino abbandonato incontra un uomo, abbandonato anche lui. Tu ci hai pensato quando te ne sei andato con mia moglie e con mia figlia? È tuo. Papà, non è mica figlio tuo. No. Tu come la prenderesti se io avessi un figlio? E se fosse il nipote? Chi lo dice che è solo tuo nipote? Sì, perché è solo mio, io l'ho trovato. Questo per dire che per amore si può anche amare sul serio. Lino Banfi, Ben Gazzara, Stefania Sandrelli, Piovuto dal cielo, regia di José María Sánchez, lunedì, ore 20:45, Rai 1. Ti voglio dire un segreto. Con questo grande termos, nell'ottobre del 2000, un embrione di una coppia di coniugi italiani è partita per gli Stati Uniti. Questo embrione è stato innestato nell'utero di una donna americana che nel dicembre scorso, quindi poco più di un mese fa, ha dato alla luce 2 gemelli. L'autore, il medico che si è occupato di questa vicenda è il dottor Pasquale Bilotta, che ospita stasera di Porta a Porta. La sua iniziativa ha creato fortissime polemiche sia nel mondo politico sia nel mondo scientifico, sia polemiche di ordine morale. Il ministro della salute Girolamo Sirchia, che con noi stasera, si è fermamente opposto ad iniziative di questo genere e ha annunciato un decreto per impedire che episodi come questo si ripetano. Alla fine del film su Perlasca, A Porta sentiremo per la prima volta la testimonianza della donna americana che ha tenuto nel suo grembo questi bambini e che ci dice di essere pronta a rifare per denaro ancora una volta questa esperienza. A tra poco.